migliorare ancora? Prendi i tuoi trucchi, i tuoi amati trucchi, guarda. Saluta pure il tuo rossetto. Casa, dopo oltre 10 giorni fuori, siamo ritornati nella nostra dolce stanza. Siamo stati a Milano, poi siamo stati a Berlino. Abbiamo fatto tantissime cose super divertenti e fighissime. Però tornare a casa è sempre un sollievo. Anche perché adesso Serena non c'è più. È a scuola. Sì, e quindi noi la mattina potremo vloggare qui tranquillamente. Prima di tutto direi di fare un recap di quello che abbiamo fatto in questi giorni. Punto 1. La cosa più importante, ovvero il nuovo album delle Me Contro Te. L'album delle carte collezionabili per giocare e divertirsi. Il nostro album è fighissimo e ci sono tutte queste pagine plastificate dove poter inserire le card. Punto 2. Tra Milano e Berlino siamo stati in dei concerti super divertenti. Abbiamo cantato, ballato, Punto 3, siamo stati ad uno zoo. Non ci credo, ragazzi, abbiamo davanti il panda. È il sedere del panda. E per la prima volta ad un acquario. Mamma mia. Abbiamo visto tutti i tipi di animali possibili e immaginabili. E punto 4, adesso siamo tornati. No, punto 4, hai imparato a guidare la macchinina. Non ricordi? Ti faccio tornare io la memoria. Sì, mi raccomando, Diana, vieni qui. Una cosa strana è che da quando siamo partiti è iniziata la scuola. Cioè, noi abbiamo lasciato qui l'estate, la villeggiatura, tutti in festa, tutti e adesso torniamo e troviamo il paese desolato e tutti i ragazzi a scuola. Questa cosa è stranissima, ma soprattutto è strano il fatto che non si vada più al mare. Non possiamo continuare a distruggere videocamere, questa è la quinta che cambiamo. Hai ragione, dobbiamo essere più prudenti. Ma comunque, Team Trot, raccontateci come sta andando il vostro inizio di anno scolastico. Molti di voi sappiamo che hanno proprio cambiato scuola, nel senso dalle elementari sono passate alle scuole medie, dalle medie al liceo, o perché no, dall'asilo sono passate alle scuole elementari. Quindi stoppate adesso il video, scrivete qui sotto nei commenti qual è la vostra scuola. Noi speriamo tantissimo che tutto stia andando nel verso giusto, che i professori non lasciano troppi compiti e che fermi, se ancora non l'avete fatto vi dovete iscrivere al Team Trot, la squadra più grande fatta di YouTube. Ormai sapete come si fa, dovete cliccare il tasto iscriviti sotto il video e farlo esplodere. Sì, perché noi vi terremo compagnia per tutto l'inverno, tutto il periodo scolastico. Guida tu, so, guida. Io, no, lui, guida. Ma sei impazzito, lui. E prendete le nostre maglie, le maglie delle trote che trovate sul nostro sito mecontrote.it/shop oppure link in descrizione, l'unico posto dove si possono prendere originali. Visto che quindi inizierà la scuola e sicuramente il mare vi mancherà tantissimo, i Me Contro Te vedono e provvedono, vi portano al mare. Wow, ma c'è ancora un sacco di gente che si fa il bagno. Che fortunati, ma loro non vanno a scuola, a lavorare. Ragazzi, dovreste tornare alle vostre attività. Scusa Sofì, devo fare una cosa, ho pensato un gioco bellissimo. Dove sto andando? Lanciala, Sofì, Sofì. Ma che gioco? Lui, ma sei impazzito? Ma cosa? Lui, ma cosa fai? Aiuto. Lui, smettila, non mi sporcare di sabbia. E rieccoci. Sei cretino. Cosa c'è di sbagliato in me? Ma ci hai fatto tutte cose tu. Ti metti sopra la sedia e cadi. Chiamo l'ambulanza. Addirittura, dai, alzati, dammi la mano. Pensi di avere qualche frattura? Riesci a camminare, quindi non hai niente. Siediti, ti porto un bicchiere d'acqua, vai. Sì, siedi, accomodati. Con i cani. Stai qua che io vado di là. Team Trot, vi devo svelare un segreto. Mi dispiace che lui si sia fatto male, però non penso sia niente di grave. Però io avevo pensato che oggi finalmente mi voglio vendicare per quel video che ha fatto divertire lui, ma soprattutto tutti voi. È un video che ha tantissime visualizzazioni, ovvero il video in cui lui mi ignorava per 24 ore. Esatto, perché oggi ho intenzione di essere io quella che lo ignora e finalmente avrò
farò la mia rivincita. Quindi entrerò, lui parlerà, mi chiederà qualcosa e io farò come se lui non stesse parlando. In fondo farò quello che ha fatto lui con me, lo ricambierò con la stessa moneta. Sarà divertentissimo. Lui, così impari. Entriamo. Caccio, dov'è la mia acqua? Sofì, Sofì, dov'è la mia acqua? Perché mi riprendi? Stai zitta! Parla! È colpa tua se sono caduto! Raccontami, che problema hai? So, ti ho fatto qualcosa? Che hai? Che problema c'è? Guardami, perché non mi parli? Forse la nostra carciofina mi vuole ignorare per 24 ore! Ci hai provato! No, 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 non fare così, non mi ignorare. Non mi ignorare, ho detto non mi ignorare, no, non mi devi ignorare. No, non puoi farlo, quella sfida l'ho fatta io a te. Era uno scherzo, ti hanno preso tutti in giro per quello. Carciofina, mi ignora, non puoi ignorarmi. Sono lui, io ti ho ignorato prima. Sofì, Sofì. Ok, ok, ignorami pure. Sono proprio curioso di vedere se riuscirei ad ignorarmi. Dopo che farò questo. Sì? Mi ignori? Oh, questo è il tuo cassetto. Questo è il cassetto dei tuoi vestiti. E questa maglietta? Ops, è volata. E questa qui? Ops, è volata. La 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 la. Canto, le mani in tasca, canto. Basta ignorarmi, non vuoi ignorarmi. Sai cosa faccio adesso? Ignorami, mi vuoi ignorare ancora? Prendi i tuoi trucchi, i tuoi amati trucchi, guarda. Saluta pure il tuo rossetto. Ops, qualcuno qui non ha più un rossetto. Cos'è questa cacchina? Non ci credo che l'hai fatto veramente. Ciao. Mi fa male la gamba. Gioco è un gioco. Io quando... Tutte le tue videocamere, tutte le tue moto, te lo buttare per terra. Non lo so. Stai calma. Ma ti fa fare anche uno scherzo. Non quindi non mi ignori più. È un colore bellissimo. Avevo soltanto questo di questa tonalità di viola. Era un rosa viola tendente un po' all'arancio. Era un colore meraviglioso. Che schifo. Lui, questa doveva essere una vendetta. Sì. Ma per colpa tua è diventata soltanto un video in cui hai fatto venire voglia di avere un'altra vendetta. Oh, dai, no, non ti puoi vendicare sulla vendetta. Invece sì che posso. E la vendetta sulla vendetta sarà amara. Ok. E questo colore a te sta malissimo. Ma comunque Dindrate, speriamo anche oggi con questi due fail di avermi strappato un sorriso. Mi fa malissimo la gamba e sono tutto sporco di trucco. Cosa dovrei dire io, lui? Davvero, Team Trot, preparatevi perché ci sarà una vendetta delle vendette. Ogni giorno insieme alle 15, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao, ciao. Clicca qui per iscriverti ed entrare a far parte del Team Trote, la squadra più forte e grande di YouTube. E poi clicca qui per vedere il vlog di ieri, perché ogni giorno è una nuova avventura. A domani! Ciao, io sono lui. Qui potete ammirare una carciofina che sistema la stanza.